Bisogna trovare la mossa migliore per Nero. Questo mi sembra abbastanza forte, perché ha occupato l'angolo. Sì, tanto più che può anche catturare Tagliare. questa, e quindi come se già non avessi due occhi, ne potrebbe anche fare un terzo, quindi invulnerabile. Il gruppo bianco è un po' messo lì, però è un gruppo abbastanza grande, per cui anche andare a catturarlo diventa un po' difficile, non mi sembra in pericolo. No, tanto più che un occhio Fa molta più e influenza. Ok. tantissime libertà, per cui insomma, com'è che si fa? Questa qui mi sembra che non abbia particolari problemi al momento, perché è da sola, anche se c'è questa che minaccia poi magari di scendere piuttosto che questo di tagliarla in qualche modo. Sei preoccupato da questa o ad esempio da quest'altra, però giustamente in un modo o nell'altro se la caverà, Sì, no? certo. Per cui tutto sommato mi sembra E tranquillo. anche se ti vado sotto, Certo. questo lato non è splendido perché è aperto sotto, per cui Nero può settare il duello, quindi magari a Bianco spiace di dover giocare di qui, come probabilmente spiace anche a Nero. Però insomma, in un modo o nell'altro quella se la cava, Se la sono cava. d'accordo. Anche quella lì se la cava, perché è sostanzialmente nella stessa posizione. Ha questo gruppo qua che sostanzialmente fa influenza tutto da questa parte, e ha questo gruppo qua che minaccia di fare influenza di qua. Sì. Quindi è in posizione sicuramente migliore di questa, però lì da sola al momento non è che sta facendo grandi cose. Questo gruppo qua mi sembra forte perché di fatto ha chiuso l'angolo. Questo gruppo qua non mi sembra che abbia problemi, perché comunque può sempre scappare. Questo gruppo ha due cose. Allora, uno può essere attaccato in Una, questo modo, però sali. Piuttosto che si può invadere. Però Bianco può anche decidere che quelle due pietre le lascia, semplicemente gioca qua. Poi più tardi magari prova a collegarsi standoci sopra. Ma quindi questa rischia di essere una mossa che fa giusto questi punti, che sono, non sono pochi, però in questo momento non sono, credo, la cosa più grossa che si possa fare. Per cui, se non ci sono gruppi in difficoltà, si può si può provare. espandere. Ci si può Si espandere. potrebbe espandere da questa parte, forse. Esatto. Sì, bisogna pensare anche a cosa potrebbe fare l'avversario, cioè se toccasse Bianco dovrà anche qua toccare, no? Quindi proviamo a fare il problema inverso. Tocca Bianco, dove va? Io proverei ad andare di qua, assendermi da questa parte, sfruttando l'influenza di questi. Sì, qualcosa così o così. Perché tra l'altro. Minaccia di attaccare la pietra nera, nera si difende Sì, per beh, vivere e per quello chiudere comunque non l'angolo. ha problemi, no? Però, ad esempio, viene qui e Bianco forse può anche giocare una mossa di questo genere. Nero viene magari a invadere e Bianco l'attacca. Questa come si attaccherebbe una pietra così isolata? Allora, Provando a catturarlo o bisognerebbe, cercare di ci togliergli. sono due possibilità, o da sopra o dal lato. Dal lato bisogna buttarlo verso un gruppo più forte che questo. Non può andare verso il centro. Sì, può anche decidere di scappare via così. Magari lo appesantisco e poi ci gioco sopra. Intanto qui ho fatto un po' una base. Se no,
posso giocarci sopra e magari nero viene da queste parti perché questo è quello più debole. Qui forse posso fare così, però è facile che con una cosa del genere viva. Bianco adesso ha tutto questo muro con cui però deve fare qualcosa. Se non ci fosse questa, mi piacerebbe giocare magari una mossa lì. Però c'è, e rompo un po' le scatole. Scusa, lasciare questi Quindi terni qua non è pericoloso. magari qualcosa del genere. Adesso questa non funziona più, no? Ciao a tutti. Adesso non va più. Mentre se non ci fosse stata e avessi solo giocato qua, questa. Ma però sì, non si può giocare qua. Sì, però mi buttati Sì. indietro. Certamente. Va anche detto che queste qui bisogna valutarle un po' con attenzione, perché dopo questa è difficile fare qualcosa nell'angolo. Mentre dopo questa e questa, magari chissà in futuro, vado qua e chissà cosa succede. Non è pericoloso lasciare questi tagli qua, se ci si infila. Se la mia idea era fare un muro, lo faccio. Il nero ha guadagnato poco, no? Quanti punti ha fatto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Io ho consolidato tutta questa zona. Solo i punti che sono qua adesso sono 6. Credo che ce ne siano anche degli altri. C'è questa, c'è questa, c'è una radice affamante. Sì, non conviene. Poi cioè, non conviene spingere così e far rinforzare. Prova a farlo un po' di volte in partita e vedrai che di solito perdi. Conviene invece attaccare da fuori. Cioè, piuttosto qualcosa qui che minaccia, cioè questa magari, piuttosto che minaccia di tagliare in due, no? Se bianco va qui, ok, fa muro, però c'ho questa che poi mi serve per una riduzione se la vuole catturare dovrà mettere delle altre pietre qui. Diventa più difficile catturare tutto. Cioè più pietre ci sono dentro e più difficile andare a catturarle da fuori. Comunque, queste sono sempre mosse un po' ambiziose e pericolose, perché poi alla fine l'avversario viene qua e bisogna riuscire a controbattere in qualche modo. Se no, si può semplicemente giocare una cosa del genere, ma anche questo andrebbe bene a bianco. Infatti forse a nero non viene voglia di rispondere prima di fare subito qualcosa da queste parti. Peraltro bianco può, cioè sposta questi punti qui. E questi sembrano pochi, però ci sono da metterci in conto anche quelli che sono stati tolti a nero. Nero deve andare via. La pietra nera che c'è qui è lei quella che è un po' instabile. Tocca nero, però i due gruppi un po' più deboli sono quelli di nero. Quindi potrebbe stare. In una forma così non conviene mai andare a cercare di entrare dentro. In questo momento no, perché quello che dicevo è se nero entra No, io adesso, ti devo bianco dire una spinge. volta che Bianco ha giocato qua. Ah! Magari così. Così. Bisogna vedere cosa c'è attorno, perché se qui è tutto nero è chiaro che bianco in qualche modo deve farsi qualcosa lì, quindi magari prova anche a fare una mini base qua sotto, chi lo sa, anche se con questa forse conviene scappare e basta. E
Però proprio perché questo è sotto, quindi qui è aperto, queste due servono un po' poco, per cui eventualmente te le lascio. Tornando indietro, siamo qui, abbiamo detto che per bianco e con cordo una mossa da queste parti sarebbe ottima. Una sensazione che fa territorio, inizia a sviluppare il moio, e quindi non sembra male. Però tocca a nero. Punto vitale del bianco e anche il punto vitale del nero e viceversa, per cui converrebbe allora piuttosto Spesso e volentieri è venire da così. questa parte di qua. Ma fino a dove? È quello che suggerisce di fare il libro, in effetti, che ha questa come soluzione del problema, proprio perché questa è buona per bianco che sviluppa tutto il suo territorio, allora questa di nero già glielo impedirebbe. Ma questa si può fare, perché insomma, tanto è ancora abbastanza collegato. Questa inizia a essere un po' spericolata perché chissà mai che bianco inizia a fare un combattimento. Comunque, così così. E poi per continuare suggerisce di andare ad appesantire ulteriormente bianco. Cioè così. E se bianco gioca qui, nero comunque ha fatto queste. Non è detto che abbia fatto anche questi qua, però qui sì. E adesso bianco è stato ricacciato molto indietro. Per cui è vero che qui c'erano dentro due pietre nere, no? Verosimilmente, quindi queste le prendiamo. Però anche fosse questa la forma, è un po' troppo vicino, è un peccato. E a questo punto allora converrebbe allora a questo punto attaccare questa più che estendersi a quella nero, cioè nero è tornato indietro, bianco Bianco. chiuso così tocca nero e nero viene qua Adesso non lo so. piuttosto che venire di qua. Questo lato, come ti dicevo, non è tanto importante perché allora, se ci gioca nero può essere attaccato. Quindi deve ancora scappare perché questa dietro ha tutta questa forza qua. Se ci gioca bianco, deve comunque giocare basso, perché se gioca alto, il nero non ha difficoltà a venire qui. Poi può anche scappare, ma adesso insomma, non è che bianco possa fare chissà che contrattacco. Non solo, adesso cosa fa bianco? Gioca qui per fare 5-6 punti. Poco. Comunque in futuro, se, quando i 5-6 punti diventeranno importanti, anche nero può giocare da queste parti. È vero che bianco lo può separare, ma che importa? In un modo nel, cioè, questa non sembra una forma particolarmente bella, no? Però in un modo o nell'altro, collegare da una parte o dall'altra. Quindi qui su questo lato di punti ce ne saranno pochissimi per entrambi i giocatori. Bianco probabilmente gioca qua, se nero viene qui. Però è un peccato. Mi resta o venire giù di qua o andare di qua. Più Sì, e comunque qua nero ci potrebbe fare lo stesso, avanti. proprio perché o sale o collega. Quindi la prossima di nero io andrei a giocarla qui. Poi bianco, poi